E ci siamo ragazzi, pronti per una nuova puntata di Non Solo Cinepanettoni. Oggi siamo arrivati a parlare del cinepanettone con Christian De Sica di Neri Parenti del 2007 e cioè Natale in crociera. Come ben saprete abbiamo già parlato del film che nel novembre del 2007 uscì con Massimo Boldi e cioè Matrimonio alle Bahamas nella puntata precedente. Boldi, dopo insomma che prese una batosta con Olé, dall'anno successivo fece uscire i film con lui protagonista un mesetto prima rispetto al Natale, per far sì nuovamente di non andare in concorrenza con De Sica e magari di rimetterci. In quel dicembre del 2007, dopo Natale a New York che ebbe molto successo, uscì nelle sale un altro film campione di incassi, cioè Natale in crociera, che arrivò a guadagnare quasi 25 milioni di euro. Che dire, allora? Diciamo che in questo film divertente che rivedo sempre volentieri, che vidi al cinema ai tempi all'ex Vispatè, ora UC Cinemas dei Campi Bisenzio con mio babbo, un film che mi ha sempre divertito sin dalla prima volta in cui l'ho visto, in questo film si alternano due storie. Da un lato abbiamo il nostro Christian De Sica, che è un medico, il nostro Christian De Sica che è convinto per la prima volta per le vacanze di Natale, con la scusa insomma del lavoro, è convinto di poter passare queste vacanze con la sua amante, interpretata da Aida Jespica, mentre la moglie, interpretata da Nancy Briglia, e il figlio sarebbero andati a sciare a Cortina. Solo che poi succede un disguido all'ultimo minuto, il figlio si fa male perché il padre gli regala per Natale il motorino, il figlio si fa male, ha un incidente e quindi questa vacanza con l'amante sembra saltata. Dal momento in cui però il fratello di Nancy Brilli, interpretato da Alessandro Siani, che torna dopo Natale a New York, viene lasciato dalla fidanzata ed è depresso, Nancy Brilli, la moglie di De Sica, ha questa idea: ma perché non vai a fare la vacanza in crociera che lui avrebbe dovuto fare con Margherita, la sua compagna? Perché non ci vai tu? E quindi De Sica fa 2 più 2? Sì, ci vado io. De Sica questa volta torna ad essere il personaggio traditore, burino, veramente romanaccio, ma per di più in questo film abbonda ancora di più con la cattiveria. Cioè, penso che in Natale in crociera De Sica sia proprio un personaggio così cinico, così spietato, pronto a tutto pur di portare avanti i suoi interessi. Quindi, cosa che già aveva fatto in altri film, ma in questo caso secondo me ancora di più. Ecco che quindi, convinto, no, di potersi liberare dalla moglie con la scusa di portare il cognato in vacanza, ovviamente dice alla sua amante: andiamo in vacanza in crociera insieme, non rivelando a lei che ci sia in realtà anche il cognato. Quindi da un lato abbiamo tutta la vicenda comica del nostro Christian De Sica con Aida Jespica e con Alessandro Siani. Dall'altro lato invece abbiamo l'episodio con Michelle Hunziker, questa nuova giunta al timone dei cinepanettoni, e poi abbiamo il ritorno di Fabio De Luigi, che inizialmente non ci sarebbe dovuto nemmeno essere in Natale a New York, e invece dopo che De Luigi portò un grande contributo a quel film con la sua comicità, con la sua ironia, ecco che è stato confermato anche per Natale in crociera. Da un lato abbiamo Michelle Hunziker, che è un animalista, amante degli animali, dall'altro lato invece abbiamo il nostro Fabio De Luigi, che ha scritto il libro Single e Bello, Single Bell, Single Bell, Single Troppo Bello, un po' misogino, no? Lui pensa che la vita senza una relazione sia migliore, no? Un po' di botte e via e si sta proprio bene. Fatto sta che da un lato abbiamo Michelle Hunziker che è stata lasciata dal fidanzato, dall'altro lato abbiamo Fabio De Luigi che non vuole avere fidanzate, i due si incontreranno, per meglio dire si scontreranno, perché c'è un incidente all'inizio, lei dà più importanza agli animali rispetto che agli esseri umani, infatti lui, preso pieno dentro una cabina del telefono che cade all'indietro e quasi si frattura il naso, non viene considerato da Michelle Hunziker, che invece dà interesse al cane che stava per schiacciare quando ha colpito la cabina telefonica. Si era nel 2007, c'erano ancora le cabine telefoniche. Fatto sta che i due si incontreranno e scontreranno ancora più volte, perché si scoprirà che anche loro si ritroveranno su questa nave da crociera, perché lei è la testimone della sposa e lui è il testimone dello sposo, di questi due che si sposeranno proprio sulla costa Serena. Quindi delle vicende comiche che si alternano, due episodi.
L'episodio ovviamente con De Sica, sempre un must incredibile, l'episodio invece con De Luigi e la Hunziker, molto in alchimia fra di loro. Il film presenta come al solito slapstick che sono molto cari a Neri Parenti. A me dà fastidio solo quando si esagera con gli effetti visivi, la scena in cui il figlio di De Sica con la moto fa l'incidente e si vede lui che vola e la moto che prende fuoco. Ecco, quella scena l'avrei evitata, perché quando si usano gli effetti visivi io sono veramente molto pignolo e mi dà fastidio quando gli effetti non sono realizzati bene. Ma per il resto il film è una pochade. Per il resto il film continua a essere una farsa bella e buona e ci si diverte. Il cinepanettone, come dico sempre, è un po' come la tombola, quell'appuntamento fisso natalizio che non può mancare, che è mal visto da quei cinefili che magari considerano cinema solo quello d'autore. Invece è un tipo di cinema che regala quello che ti promette, quindi non è un tipo di film che vuole ovviamente sorprenderti o altro. Rispetta le premesse, quindi ti vuol far ridere, ti vuol far ridere istintivamente, di pancia, ti regala leggerezza, spensieratezza, con situazioni paradossali, in questo caso con situazioni non volgari, perché la volgarità è poco presente in questo film, è uno di quei film dove il nostro Neri Parenti non spinge troppo sull'acceleratore della volgarità e dell'esagerazione, si punta più alla comicità slapstick, si punta più al gioco degli equivoci. Ovviamente va da sé che forse tra De Luigi e la Hunziker nascerà una minima attrazione, no? Quando si ritrovano sull'orlo del precipizio che stanno per cadere con la macchina, io vado indietro, io struscio indietro, te strusci in avanti e intanto usciamo. Quella scena lì è molto divertente. Michel Hunziker e De Luigi in alchimia tra di loro, single bell, single bell, single, troppo bella, lui che si fa il regalo di Natale, il computer abituato con la macchina da scrivere, e lo rovescia e lo rovina subito. De Sica sempre un istrione della comicità, come al solito si scelgono anche le ragazze del momento, quindi le star girl del momento. Abbiamo la nostra Aida Jespica, che ai tempi era soubrette, ballerina per il bagaglino e così via, ne parlavano tutti, e quindi c'è la musica del momento, toda gioia, toda bellezza. E quindi questo è Natale in crociera, un film con situazioni molto divertenti, dove De Sica continua ad essere quel personaggio cinico estremamente spietato che abbiamo amato in tanti altri film. Ovviamente poi verrà fuori tutta la situazione che lui tenta di tenere nascosta, perché ci si ritroverà con De Sica nel mezzo, con Siani da una parte e con la Jespica dall'altra. E De Sica che ascolta entrambi, c'è nuovamente la scena di lui che parla nel centro e ovviamente le persone ai lati devono credere che lui stia parlando con una e con l'altra, in realtà sta parlando contemporaneamente con entrambe, quindi la solita voglia, la solita gag che torna in un film ambientato in crociera, in un film che, come racconta Neri Parenti nel suo Due Palle di Natale, ovviamente ha portato avanti anche due palle nella realizzazione. Perché? Allora, innanzitutto era difficile trovare una nave da crociera per girare, insomma, per girare e per far sì che il film fosse pronto entro Natale, no? Solitamente questi film si iniziano a girare d'estate, però era difficile trovare una nave da crociera dove si potesse ovviamente girare un film, dal momento in cui realmente in quel periodo le persone andavano in vacanza. Cioè, non è come quando, che ne so, girano un film a Cortina, vanno a luglio, patiscono il caldo tremendo con i cappottoni invernali, mettendo la neve finta, e comunque ognuno fa il proprio lavoro. In quel caso lì si doveva convivere con persone, con migliaia di persone che realmente erano su quella nave da crociera e che stavano facendo la loro vacanza e che certo non potevano essere trattenute nelle cabine, no, di cui non passate, no, ovviamente. Era un problema, perché poi tutte le persone, come racconta Neri Parenti, uscivano dalle cabine pronte a chiedere autografi, foto. C'è Christian De Sica che racconta nei contenuti extra di Natale in crociera del DVD che c'erano tanti baresi durante quel soggiorno sulla nave da crociera che chiedevano una foto De Sica, no, quindi chiedevano le foto, gli autografi, ed era difficile. Molto spesso dopo le riprese gli attori si dovevano barricare dentro le loro camere, quindi cercare di trovare una soluzione che poi Neri Parenti ha ovviamente trovato ricostruendo in teatri di posa degli interni della nave da crociera, tipo la spa, il bagno turco, il casinò, perché altrimenti era impossibile girare insieme ad altre persone che certo non è che stessero zitti o che comunque rispettassero la lavorazione di un film dal momento in cui hanno pagato e dal momento in cui sono in vacanza. Quindi le due palle ci sono state, però alla fine il film è andato in porto, ha guadagnato bene, o perlomeno è andato in nave, poi chissà se è approdato al porto. Comunque, a parte la battuta brutta, il film è andato bene. Per di più, piccola curiosità, inizialmente pensate un po' che la nave dove avrebbero dovuto girare sarebbe dovuta essere la Costa Concordia, quella che pochi anni dopo sarebbe stata al centro del disastro all'isola del Giglio. Poi forse anche
Per un colpo di fortuna, altrimenti poi avremmo associato la Costa Concordia a quella di Natale in crociera, è diventata Costa Serena, meno male. Comunque le due navi erano simili. C'è la partecipazione di Luis Molteni, no? La scena divertentissima in cui c'è Christian De Sica che sta spalmando la crema sulla nostra Aida Jespica e accanto Luis Molteni che sta spalmando la crema su sua moglie che è questa donna obese, quindi c'è questo gioco di faccio e di mimica tra i due, divertentissimo, con Luis Molteni che poi prende il posto di De Sica dal momento in cui De Sica va da Felice, da suo cognato, e lui che gli mette la mano anche sotto il, che le mette la mano anche sotto il costume. Fatto sta che nei riparenti, sempre in due palle di Natale, racconta che Luis Molteni era veramente un fervido giocatore di poker, giocava al casinò e in quella settimana in cui è dovuto stare sulla nave da crociera si è giocato tutta la paga al casinò e c'era voce anche sul fatto che si fosse ipotecato la casa. Pensate un po' voi, la febbre del gioco. Per di più, nei riparenti racconta anche qualche gossip, perché ovviamente il film è pieno di situazioni surreali, il gioco degli equivoci è sempre presente, però delle situazioni particolari si sono verificate anche durante la realizzazione, del tipo che Luigi De Laurentiis, che era lì con la sua fidanzata, si fosse innamorato di Michelle Hunziker, e questa cosa ovviamente l'ha notata la nostra Michelle, che ha ricambiato l'affetto, i due si sono fidanzati per un periodo proprio quando si sono incontrati sulla nave da crociera, tant'è che poi la fidanzata di Luigi De Laurentiis ha lasciato Luigi ed è scesa a Istanbul. Pensate un po' voi quindi che situazioni si erano create. Per di più, quindi la Hunziker non solo faceva innamorare Luigi De Laurentiis, fece innamorare poi tutti gli spettatori in sala perché è molto simpatica. Michelle Hunziker è molto brava. Infatti, poi tornerà a lavorare con Neri Parenti e la squadra in altri film. Fatto sta che in questo film alla sceneggiatura non troviamo Marco Martani, che quell'anno non sceneggiò il film. Troviamo sempre Bencivenni, Brizzi, Saverni e proprio lo stesso Neri Parenti. Il fotografo di set racconta Neri Parenti è sparito per qualche giorno e non si sa che fine abbia fatto, peggio dei protagonisti, proprio peggio di Michela e di Luigi che sono spariti per chissà quale motivo. Neri Parenti racconta anche che non fu facile la scena del combattimento dei galli perché purtroppo le riprese vennero male perché ci fu un problema con le riprese della scena del combattimento dei galli, entrò luce all'interno della pellicola e quindi le riprese vennero bianche. Quindi all'ultimo, in 4:48, hanno dovuto rigirare la scena del combattimento dei galli, ma Neri Parenti è riuscito a portarla a termine sempre in maniera riuscita. De Luigi racconta quanto sia stato terribile girare la scena che omaggia Castaway, no? Di loro due sulla spiaggia che si ritrovano ormai dopo un anno, perché si è dovuto alzare all'alba per farsi truccare, per farsi mettere questo barbone lungo e questo parrucca, poi in questa giornata fosissima, caldissima, fare ore di barca per arrivare insomma alla spiaggia a Santo Domingo dove girare questa scena, però sono tutti ricordi belli di questo Natale in crociera, un film che ha provocato sicuramente dei problemi durante la lavorazione con una nave da crociera che cambia, l'impossibilità di girare con le persone, un vento tremendo che buttava giù tutti i macchinari e quindi come si fa a girare, anche perché il suono in presa diretta viene male con questo vento, con i ventilatori accesi e quindi, come si suol dire, hanno optato per girare nei momenti in cui la barca, la nave fosse ferma, ricreando poi l'effetto del movimento con questi ventilatori. De Sica, che te frega, tanto non volevi morire. Ma lei che cazzo guarda la scena in cui parla con Alessandro Siani? Tanto c'è questo che li guarda fissi. C'è molta alchimia tra De Sica e Siani, che già si notava in Natale a New York. Ah, è la mamma, come sta? Come sta? Come sta? Già in Natale a New York c'era molta alchimia fra i due, anche se interagivano poco. Bar Dracone, se la siamo trombata in 2000. Ah, è la mamma. Ecco, in questo caso torna e voglio morire, perché l'ha lasciato Margherita, Margherita che era la stessa che aveva comunque avuto anche una relazione andata a finire male con Massimo Boldino lei, c'è sempre Margherita quando si parla di sofferenze e quindi niente ragazzi, slapstick, gioco degli equivoci, forse troppo product placement in questo film, ci sta che ovviamente si riprenda il logo di Costa Crociere. Ci sta perché si mostra tutta la bellezza di questa nave da crociera che ha fatto venire voglia a tantissimi italiani di andare a fare un viaggio dopo aver visto la bellezza di questa nave da crociera nel film, però in dei momenti il film inizia con il Garmin, il navigatore satellitare, poi Intimissimi e poi Calzedonia, tutto nel giro di poco, forse un po' troppi product placement, però riconosco anche che per
Penso per un regista sia una bella anche gatta da pelare quella ogni volta di tenere sotto controllo i product placement che comunque deve inserire per obblighi contrattuali. Fatto sta che Natale in Crociera è un film che mi diverte, che rivedo sempre volentieri. Nancy Brilli, che poi alla fine si darà alla pazza gioia con Aida Jespica, il nostro De Sica, il nostro Paolo e il nostro Felice che pensano di essere riusciti a scampare, no? E scappare dalla vacanza con le rispettive mogli, con De Sica che fa finta di essere il depresso con la situazione che si capovolge, dopo che Felice si è messo con Magda, per poi in realtà scoprire che le due che si stanno divertendo e con cui loro avrebbero voluto provarci fossero proprio Nancy Brilli e Aida Jespica, con loro che se ne vanno e con il cerchio che si chiude. Quindi va bene, gioco degli equivoci, situazioni paradossali, il momento in cui De Sica fa l'amore con Nancy Brilli che si alza una volta. Mi diverte un sacco, ci sono le solite battute di pancia, ci sono proprio una cosa spiacevole. Mi sono ritrovato le palle in gola, no? Quando c'è stato il vuoto d'aria in aereo e De Sica racconta la volta in cui fece l'amore in aereo con il vuoto d'aria, mi sono ritrovato le palle in gola. Insomma, molto divertente e voglio morire. Alessandro Siani molto in sintonia con Christian De Sica, Fabio De Luigi molto in sintonia con Michel Hunziker, De Luigi che comunque tornerà ancora, la Hunziker che comunque tornerà ancora. Certamente ai tempi, ripeto, era sempre un dispiacere andare in sala sapendo che nel film di De Sica non ci sarebbe stato Boldi e viceversa, però ovviamente ormai ci stavamo abituando e quindi, seppur con un po' di dispiacere che continuava a restare dentro, non è che si sentisse la mancanza di Boldi. Ovvio che, ripeto, i film di Boldi e De Sica insieme per me erano insuperabili, però non si è sentita la mancanza di Massimo Boldi, al contrario di un matrimonio alle Bahamas in cui sicuramente non si brillava per quanto riguarda le situazioni, non è che ci trovassimo di fronte a una commedia scoppiettante come Natale in Crociera. Infatti, come saprete, la matrimonio alle Bahamas non mi è piaciuta e magari ci fosse stato De Sica, magari il tutto sarebbe stato migliore. Chissà se ci fosse stato Boldi, come sarebbe stato questo film? Forse migliore? Chi lo sa? In questo film non c'è Ghiri, che comunque poi ritroveremo con De Sica negli anni futuri. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, se vi è piaciuto questo film, se anche a voi, se anche a voi ha divertito, e vi attendo nella sezione commenti, ricordandovi che nelle info di questo video troverete anche tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, potrete ovviamente abbonarvi al canale e abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Proprio un film che fa stare bene, ripeto, deve piacere il genere, deve piacere questo tipo di film che vuol portare solo comicità e spensieratezza, altrimenti non li guardate neanche perché non farebbero al caso vostro. Un caro saluto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!